numeri da grandi appuntamenti, una partecipazione incredibile, quella che si è registrata per le 4 giornate di gare programmate a Porto Sant'Elpidio dal 2 al 5 giugno per l'evento organizzato dalla Società Sportiva Minerva Roma in collaborazione con il Comune di Porto Sant'Elpidio. È il triathlon. La città per il 6° anno si conferma il luogo ideale per questo tipo di evento sportivo, capace di accendere i riflettori su una realtà giovanile in costante e progressivo aumento a livello nazionale, che in queste giornate dà lustro e regala spettacolo a Porto Sant'Elpidio. È un impegno grande, come si può vedere dall'area che è stata allestita, quindi questa coorganizzazione che ci lega alla Federazione Italiana Triathlon e alla Minerva Roma. Ecco, noi organizziamo come assessorato allo sport, al turismo, come amministrazione comunale, seguiamo e accompagniamo l'organizzazione di questo evento perché ecco, sta crescendo, la 6ª edizione credo sia un'edizione da incorniciare. A parte il tempo che ci ha fatto sempre stare un po' così sulle spine, che però, ecco, devo dire la verità, ci ha fatto annullare solo la serata di Sport Elegance, solo, era una bellissima serata con le farfalle dell'aeronautica militare, quindi campionesse olimpiche, quindi è stata una bella rinuncia, ma sul risultato sportivo possiamo essere più che soddisfatti. Ieri 1200 gli iscritti all'Aquatron, campionati italiani di Aquatron, oggi al Triathlon si ripete il numero, sono più di 1200 gli iscritti anche oggi. 350 il primo giorno, 350 il secondo giorno per i campionati studenteschi anno zero. Credo che ecco, possa essere un'iniziativa questa dei campionati studenteschi che ha visto la nascita proprio qui a Porto Sant'Elpidio. Credo che possiamo investire anche lì per portare grandi numeri qui in città. Quindi credo che questa sia una manifestazione che con la M maiuscola abbia dentro sé, porti con sé quello che abbiamo sempre detto in questi anni, quindi i valori dello sport come veicolo turistico. Quindi più di 3.000 sono le presenze qui a Porto Sant'Elpidio. Facendo un breve sondaggio, già ho detto stamattina, sentito dei ristoratori, dei pubblici esercizi, tutti stanno lavorando grazie a questo evento straordinario, oltre alle strutture ricettive che sono tutte piene, per cui abbiamo dovuto chiedere aiuto ai paesi vicini. Quindi credo che lo sforzo dell'amministrazione sia stato ripagato. È bello quando, ecco, si è molto stanchi come sono io oggi, ma si è molto soddisfatti. Quindi il risultato sportivo è un risultato straordinario sotto gli occhi di tutti. E poi investire sui giovani credo sia fondamentale. Questo è uno sport che è in crescita, come è in crescita il movimento del turismo sportivo. Quindi sono veramente tutti elementi che dobbiamo tenere sott'occhio e tenere in grande considerazione se vogliamo essere una città all'avanguardia e una città che punta sempre di più sul turismo. E infatti voi parlate spesso di marketing del turismo, qui è stato fatto uno studio, poi il fatto che arrivino da tutta Italia vuol dire che apprezzano il luogo che per alcuni giorni li accoglieranno, e se non lo conoscono funziona anche il passaparola online o quello tra persone, perché stare qui per qualche giorno e trovarsi bene vuol dire una promozione straordinaria. Assolutamente, noi cogliamo appunto l'occasione, abbiamo il nostro stand turistico per promuoverci, ma funziona di più il passaparola. Io mi sono fatto un sondaggio in questi giorni, la gente ci fa i complimenti e quindi la gente stessa chiede dove può soggiornare quest'estate, per cui è veramente una promozione immediata. Ecco, ci sono degli eventi in cui la promozione non è così immediata, tipo, non so, gare ciclistiche dove c'è più l'immagine, no? Invece in questo caso sono proprio qui, prendono proprio le nostre brochure, chiedono proprio dove pernottare, dove stare, e quindi ecco, sono veramente soddisfatta di questo risultato. È l'evento sportivo che ci dà più risultati, indubbiamente. E poi il triathlon mette insieme il mare, la bicicletta, la corsa sul lungomare di Porto Sant'Elpidio, mette insieme anche la fatica, perché è una disciplina che mette alla prova le persone, un po' come questa città, un po' come questa amministrazione.
Sì, grazie per il complimento, ma sì, è uno sport, posso dire io che sono stata una maratoneta, che questi sono sport che temprano sia il carattere, il fisico, quindi danno una formazione mentale veramente importante. Vedo questi ragazzi che sono veramente disciplinati, alcuni anche molto piccoli. Sì, molto piccoli, sono incredibili, i bambini, vedremo anche i cuccioli gareggiare, bimbetti di 6 anni, ma veramente fortemente motivati. Questo vuol dire che l'educazione che impartisce lo sport è fondamentale per la vita, per la crescita di questi giovani. Raggiunta quota 1200 iscritti tra campionati italiani giovani, Aquathlon, Trofeo Italia, Coppa Italia e Tri Kids Cup. Numeri storici per questa kermesse divenuta una classica della località marchigiana. Tra amministrazione locale e società organizzatrice Minerva Roma è quindi nato uno stretto connubio anche a livello personale con le figure locali di riferimento che hanno portato la manifestazione a crescere di numeri, di qualità e di eventi collegati. Siamo con Marco Comotto, vicepresidente della Federazione Italiana Triathlon, nonché punto di riferimento della Minerva Roma, organizzatore, coorganizzatore di questa 4 giorni, che ha scelto di nuovo Porto Sant'Elpidio, che ha scelto le Marche e che ha sfidato tutti e tutto, compreso il tempo. 4 giorni di grande sport, ma non soltanto. Vero, vero, Porto Sant'Elpidio oramai è alla 6ª edizione. E non so se abbiamo scelto noi lui o lui ha scelto noi, perché è un posto che si presta tantissimo per poter svolgere queste manifestazioni, perché ha grandi spazi e soprattutto è caratterizzato da queste palme in riva al mare, con un mare bluette tendente al non mi viene in mente il nome, però insomma un bellissimo mare al turchese, ecco, un bellissimo mare che ci permette appunto di svolgere nel miglior modo questo sport qui, sembrando veramente simile a quei luoghi da dove nasce il triathlon, che nasce fondamentalmente dalle Hawaii, e quindi insomma è un bel richiamo questo per la cittadinanza e per tutti noi che veniamo qui e viviamo delle giornate di festa sportiva rivolte ai giovani. Quest'anno abbiamo dato un taglio ben netto a queste 4 giorni, perché abbiamo interessato tutto il mondo studentesco, tutto il mondo degli studi, e abbiamo fatto il primo giorno, è stato il 2 giugno con l'esordio del criterium universitario, che quest'anno dai 15 dell'anno scorso è salito a 70, e quindi l'anno prossimo il CUSI ha deciso di inaugurare finalmente il campionato italiano, perché ci sono dei numeri consistenti e sufficienti per dare importanza a questa manifestazione. Il giorno dopo abbiamo realizzato qui la finale nazionale degli studenteschi, che è una fase promozionale, perché anche questa anno zero, la prima edizione di una finale che raggruppa tutta l'attività svolta a livello regionale, che ha coinvolto 800.000 giovani studenti che poi sono venuti qui e hanno provato la multidisciplina e subito se ne sono innamorati, perché questo è uno sport che cattura proprio per la sua dinamicità e per il fatto che i giovani che oramai sono multitasking, fanno tutto insieme, anche qui devono fare più cose insieme, quindi evidentemente si adatta di più a quello che è il loro spirito e il loro modo di essere. Poi la Coppa Italia. Poi oggi, anzi ieri c'è stato prima il campionato italiano di aquathlon e tutte le gare giovanili appunto impostate sull'aquathlon, anche i piccolini cuccioli da esordienti, da cuccioli e mini cuccioli hanno svolto questa manifestazione, quindi nuotando in mare, e l'aquathlon è corsa e nuoto, cioè nuoto e corsa in ordine, e per cui insomma è stata anche quella una giornata molto ricca e intensa e diciamo ovviamente ben organizzata, perché impegnativa, ma molto impegnativa. Siamo stati baciati tutto sommato dal sole, anche se le previsioni prevedevano tempesta, e purtroppo è saltato lo spettacolo Sport Elegance, perché noi insieme alle manifestazioni, cioè, crediamo che per essere festa lo sport debba essere un evento, quindi deve essere quel momento dove non ci sono solo gare e attività tecnica specifica, ma anche tutto un contorno che coinvolga il pubblico, che coinvolga anche la cittadinanza. Recuperato un
pochino, no? Migliorato un pochino, oggi la ritmica ha fatto un'esibizione, quindi comunque è divertente lo stesso. Peccato, abbiamo invitato le farfalle dell'aeronautica, che erano insomma quindi un elemento importante e accentrante proprio di questo evento, che abbiamo dovuto per forza far saltare per via del tempo. Ieri pioveva a dirotto e non è andato. Oggi la Coppa Italia. E quindi si sono già svolte queste gare, siamo al termine adesso con le ultime gare dei più piccoli e del Trofeo Italia, perché si assegna qui per i ragazzi dai 9 ai 13 anni si assegna la fase del Trofeo Italia, che è in sostanza quello che può essere il campionato italiano per i grandi. E quindi insomma un evento ricco di manifestazioni, ricco di titoli da conquistare, che ha coinvolto credo anche la cittadinanza, tutto il pubblico, 3.000-4.000 persone c'erano su questo grande e bellissimo piazzale. Il triathlon lo vediamo soprattutto con la Coppa Italia, con le gare di Coppa Italia, ma non soltanto. Quanta fatica, quanta testa ci vuole alle bracciate, alle pedalate, alle sgambettate? Quanto c'è di testa? Soprattutto di testa, perché abbiamo parlato di fatica. Più che fatica è impegno. E certo, bisogna saper reggere allo sforzo fisico, ma non la sentono mai come una fatica i ragazzi. Fatica fa pensare a una cosa che non è piace. Insopportabile, non piace. Invece qua c'è impegno, sforzo, ma c'è anche passione, amicizia. Quindi questi ragazzi si vogliono tutti bene, si sentono oramai coi social network, si sentono in continuo da tutte le parti d'Italia. Quindi è un movimento molto aggregante che fa sì che i ragazzi imparino a impegnarsi e imparino a organizzarsi, a organizzare sport e studio, e quindi insomma è una bellissima festa. Le gare di maggiore importanza sono quelle dedicate ai campionati italiani di aquathlon delle categorie youth e junior, ma altrettanto rilevanti sono le prove nazionali del circuito di Coppa Italia e del Trofeo Italia riservato ai giovanissimi. Particolarmente accurati gli allestimenti, di un livello superiore a tante altre manifestazioni cosiddette grandi. Molto bello e suggestivo il ponte di raccordo tra mare e zona cambio. Spiccano le torri, una trasformata in gigantesca cassa audio in grado di far sentire tutto a tutti. Nell'ultima giornata di gare, un programma intenso e tanta gente ha animato la zona del lungomare interessata. Si parte con il triathlon Coppa Italia, lo sprint Youth B, Junior e Under 23. Subito dopo le categorie Youth A, quindi via al Trofeo Italia Triathlon e Tri Kids Cup, centro mini duathlon e poi i mini cuccioli e cuccioli. Al termine delle gare Trofeo Triathlon, apertura pasta party ed infine le premiazioni, come ha partecipato il sindaco di Porto Sant'Elpidio Nazareno Franchellucci. Quattro giorni straordinari, il tempo ci ha aiutato in maniera parziale, ma devo dire che la manifestazione è riuscita benissimo, tutte le strutture ricettive completamente esaurite, tanta soddisfazione da parte della gente, apprezzamenti per la nostra Porto Sant'Elpidio e soprattutto gli eventi che si sono svolti nel migliore dei modi. Ancora una volta Porto Sant'Elpidio ha confermato la sua vocazione da una parte ricettiva ma dall'altra come città dello sport. Abbiamo avuto l'occasione di inaugurare il rifacimento della parte nord del lungomare Faleria e questa naturalmente è stata molto apprezzata da parte degli atleti. Se ci fosse stato qualche giorno di sole in più sarebbe stato meglio, ma sicuramente lasciamo un'ottima cartolina a tutti i turisti che ne sono convinto parleranno molto bene della nostra città e torneranno presto.